Jesus, da una tua idea è nata questa panchina che è stata sposata subito dal sindaco di Bardolino e speriamo che altri comuni accolgano questa tua idea. Una panchina contro la violenza sulle donne. Questa è l'iniziativa che hai voluto promuovere, che hai presentato oggi qui insieme al presidente della Regione Veneto. Sì, una panchina non solo contro la violenza, che poi quando si parla di violenza pensiamo di più alla violenza fisica, però c'è anche quella psicologica, che forse è peggiore ancora, no? Infatti c'è la valigia, perché quella psicologica è quella che fa sì che la donna non se ne vada. E la valigia è proprio per dire vai e prendi la sua libertà, perché camminando la prima domanda che mi facevano erano: ma tu non hai paura? Una donna da sola che cammina? Sì, normalmente sì, ce l'avevo paura, però se la donna si chiude nella paura non fa più niente. Questo è quasi un modo di urlare alle donne: non avete paura, anzi, avete il coraggio di non aver paura. Cosa ti ha insegnato questo viaggio nei comuni del Veneto, questo lungo viaggio a piedi che hai fatto e ci hai emozionati tutti con le tue dirette Facebook? Abbiamo seguito il tuo racconto giorno dopo giorno. Beh, non è ancora finito, perché manca l'ultima settimana, dovrebbe concludersi sabato a Verona, e il mio sindaco di Verona, perché io ho la società, l'azienda Verona, dunque di sindaci ne ho due, una a Bardolino e una a Verona, dovrebbe appoggiarci anche lui. Il viaggio mi ha insegnato tantissimo, forse il tempo che abbiamo disponibile non basterebbe per dire, però cerco di riassumere a parlare dei veneti, perché senza i veneti tutto questo non sarebbe stato possibile. Tutto questo è stato possibile grazie all'appoggio di quei veneti che mi hanno seguito con passione, che mi hanno accolto con passione e che mi hanno raccontato e si sono raccontati con passione attraverso la pagina Facebook, attraverso tutto quello che avete visto. Dunque io sono solo stato un strumento alla quale tutti gli altri veneti hanno fatto parte, perché è tutto grazie ai veneti. Ultima domanda, immagino, siamo all'interno del Vinitaly, la fiera di riferimento a livello internazionale per il vino. Nel tuo viaggio hai potuto assaggiare anche dei buoni vini? Cioè, principalmente, no? Perché poi sai che c'ho un debole per il vino Bardolino, ecco, anche perché non solo ho assaggiato tanti vini, come ho visitato tante realtà territoriali e visitarli dal vivo mentre stanno lavorando, e dopo arrivare qua al Vinitaly e vederli in una vetrina internazionale, vi dico che dietro a questo c'è un duro lavoro, grandissimi sacrifici, e ancora più soddisfatta di aver fatto il Veneto a piedi, perché questo è il Veneto che amo io.